Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, subito, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Sorelle e fratelli carissimi, complice una Pasqua molto bassa, che quest'anno infatti celebreremo il 31 di marzo, siamo già arrivati alla prima domenica di Quaresima. Quest'anno la Quaresima è iniziata, oserei dire provvidenzialmente, il 14 di febbraio, giorno in cui la Chiesa ci fa celebrare i santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dell'Oriente europeo, ma giorno in cui il mondo intero celebra San Valentino, il patrono degli innamorati. Questo ci permette di leggere sia l'episodio di oggi, le tentazioni di Gesù, sia tutto il percorso quaresimale in chiave d'amore. Per poter capire tutto il percorso che la Quaresima ci invita a fare, non possiamo allontanarci dall'amore come strada da percorrere per comprendere fino in fondo. Ogni anno, nella prima domenica di Quaresima, la Chiesa ci fa riflettere sulle tentazioni di Gesù nel deserto, dove, come abbiamo ascoltato, è stato sospinto dallo Spirito appena dopo aver ricevuto il battesimo. In quell'occasione lo Spirito si era posato su di lui come una colomba, aveva trovato in lui la sua casa, la sua dimora ideale. E perché tutta la vita di Gesù fosse fatta secondo lo Spirito, nella volontà del Padre, è necessario questo passaggio nel deserto. Il deserto era il luogo dove avevano sostato Mosè ed Elia, i profeti e Giovanni Battista, i monaci di Qumran e lo stesso Gesù. Ma soprattutto il deserto per gli ebrei è il luogo in cui loro hanno fatto l'esperienza più bella, più profonda e più faticosa di Dio, uscendo dall'Egitto dove erano schiavi prima di giungere alla terra promessa dove avrebbero vissuto come popolo di uomini e di donne libere. In questo percorso il Signore fa fare loro delle esperienze estremamente significative. Dona loro la Torah, la legge, i 10 comandamenti. Dona loro la manna, questo cibo che viene dal cielo, che gli ebrei nemmeno conoscevano e che indica loro la possibilità di affidarsi al quotidiano, di non accumulare, perché la manna scendeva ogni giorno. Ogni mattina il popolo la raccoglieva e chi ne raccoglieva di più, mettendola da parte per il giorno dopo, non ritrovava nulla di buono da mangiare. La manna era stata invasa dai vermi. Il pane deve essere quotidiano. La nostra vita di uomini e di donne, la nostra vita di cristiani, non può essere una vita in cui tendiamo soltanto ad accumulare, ad accrescere le nostre ricchezze, ad aumentare il nostro potere. Deve essere una vita vissuta nella condivisione, nel cammino comune per raggiungere una meta. Infatti, l'altra cosa bella che il deserto insegna al popolo è la necessità di avere una meta. Il popolo degli ebrei nel deserto non è vagabondo, sa dove deve andare, lo attende la terra promessa. E in questo percorso, oltre all'esperienza di Dio nel pane quotidiano,
fa esperienza di Dio anche nell'acqua che scaturisce dalla roccia e nei mille modi in cui Dio lo protegge, il popolo degli ebrei, dai nemici e da tutte le altre difficoltà. Gesù resta nel deserto 40 giorni, come il popolo degli ebrei restò nel deserto 40 anni. Nella Bibbia il numero 40 ha un forte valore simbolico, significa l'intera esistenza perché rappresenta la vita di una generazione e quindi la vita intera per ciascuno. Ciò per dirci che ciò che accade a Gesù nel deserto gli accade per tutta la vita, ma che accadrà anche a noi per tutta la vita. Nei testi di Matteo e di Luca noi ascoltiamo le famose tre tentazioni, quelle in cui il diavolo dice a Gesù di trasformare le pietre in pane, di inginocchiarsi davanti a lui per avere tutti i regni della terra e di gettarsi dal pinnacolo del Tempio, il punto più alto dell'edificio sacro, perché il Signore attraverso gli angeli avrebbe impedito che si facesse male sulle rocce. E queste tre tentazioni a noi sembrano lontane. Nessuno di noi potrebbe dire alle pietre di trasformarsi in pane, nessuno di noi avrà tutti i regni della terra a disposizione, nessuno di noi è tanto matto da gettarsi dal campanile. Ma esse sono vicine perché rappresentano la prova quotidiana. Ogni vita, anche quella di Gesù, è provata giorno per giorno. Come per gli alunni che vanno a scuola, come per le persone che vanno al lavoro, come per coloro che fanno sport, anche nella vita umana e spirituale le prove ci saranno ogni giorno e ogni giorno noi ci dobbiamo confrontare con esse e superarle. Gesù, infatti, dice la lettera agli ebrei, si è fatto in tutto simile a noi, eccetto il peccato. E lui è rimasto sempre fedele al progetto di Dio. Ha vissuto sempre secondo gli insegnamenti e le indicazioni dello Spirito Santo e ci aiuta, ci accompagna nel percorso affinché anche noi possiamo essere sempre fedeli al Signore. A noi purtroppo capita anche di cedere alle tentazioni, di cadere, di commettere il male, ma nonostante tutto, dice sempre la lettera agli ebrei, Gesù non si vergogna di chiamarci suoi fratelli. Però Marco non ci racconta le tre tentazioni come Luca e Matteo. Marco, in due righe, proprio due di numero, ci dice quello che sperimenta Gesù nel deserto. Vi resta 40 giorni, è tentato da Satana, è insieme alle bestie selvatiche e ci sono gli angeli che lo servono. Non dobbiamo quindi lasciarci trasportare dai racconti di Matteo e di Luca che conosciamo di più, ma dobbiamo affrontare queste due righe e capire cosa Marco vuole dirci. Satana, in ebraico, non è un nome proprio, è un nome comune, significa accusatore. E questo ci fa comprendere che ci sarà al nostro fianco sempre un accusatore, sempre qualcuno che metterà in dubbio ciò che noi stiamo facendo, la scelta che noi possiamo aver fatto di vivere come figli di Dio. Questo è successo a Giobbe, questo è successo al sommo sacerdote di cui ci parla Zaccaria nel suo libro, questo è successo molte altre volte. Nel Vecchio Testamento, infatti, per 33 volte ci viene presentata la figura di questo Satan e nel Nuovo Testamento ben 38 volte. Anche a noi non mancherà. E chi è Satan per noi? Chi è questo accusatore?
è colui che appunto ci tenta, ci mette alla prova per farci deragliare dalla strada che il Signore ha aperto davanti a noi, per impedirci di fare la volontà di Dio e fare invece quello che ci suggerisce la carne, quello che ci suggerisce il mondo. Pensare a noi stessi, evitando di pensare agli altri, evitando di pensare a Dio. Il primo attacco di Satana è quello che dice a Gesù: pensa a te stesso, usa per te tutte le capacità che hai, tutte le caratteristiche positive che hai. Tu sei bravo, pensa a te, non pensare agli altri. Chi pensa agli altri è un fallito. Questa accusa di Satana, questa tentazione si ripeterà per tutta la vita, fin sulla croce, quando i sacerdoti, il malfattore che era a suo fianco e la gente continuavano a dire a Gesù: salva te stesso, scendi dalla croce e noi ti crederemo. Ma Gesù non salva se stesso, offre la sua vita per la salvezza di tutti. È proprio mettendosi in gioco, donando se stessi, realizzando il progetto del Padre, che si sconfigge il Satan e si cammina sulla strada di Dio. Ma non c'è solo Satana che ci invita ad andare contro Dio e contro noi stessi. Ci sono anche le fiere, anche le bestie feroci. Questa parola richiama evidentemente la profezia del profeta Daniele, quando nel suo libro, al capitolo 7, parla di 4 bestie feroci che sorgono dal mare, che era il simbolo del male nell'antichità. Prima un leone, poi un orso, poi un leopardo, poi una bestia ancora più terrificante che nessuno poteva descrivere. Nella mente del profeta, quelle 4 bestie indicavano i babilonesi, i medi, i persiani e Alessandro Magno, coloro che, ragionando umanamente, avevano oppresso, ucciso, calpestato uomini e donne e i loro diritti, e non avevano portato a nulla di buono. Anzi, più passava il tempo e il mondo peggio andava. Ecco allora che Gesù, che sta con le fiere, si presenta non come una bestia più feroce di quelle lì, ma si presenta come l'agnello, colui che sconfigge il male donando la sua vita, colui che offre se stesso perché gli altri, attraverso il dono della sua esistenza, possano capire e convertirsi, capire e cambiare la loro vita. Questa tentazione ce l'abbiamo anche noi. Le fiere che ci tentano per pensare solo a noi stessi le sperimentiamo giorno per giorno nella nostra vita personale, nella nostra vita familiare, nella nostra vita sociale, nella nostra vita lavorativa, nella nostra vita ecclesiale. Dentro di noi risuonerà sempre la tentazione ad ascoltare il Satana che ci dice di avere la logica delle bestie feroci, di pensare a noi, di salvare noi stessi, di arricchirci, di diventare sempre più potenti, perché più siamo potenti, più conteremo per il mondo. Cerchiamo invece di ascoltare la voce di Gesù, la voce dell'agnello che ci invita ad offrire la nostra vita, a perdere la nostra vita per poterla però ritrovare. È in questo modo, solo in questo modo, che noi potremo sconfiggere tutte queste tentazioni che ci invitano a non badare alla volontà di Dio e al bene comune, al bene degli uomini e delle donne visti come fratelli e sorelle. Oggi le bestie feroci sono coloro che ci invitano a commettere il male, ad approfittare dei poveri, a inquinare il pianeta,
a non tener conto della vita nascente o della vita morente, a non rispettare i diritti delle persone, ma a approfittare sempre di tutto e di tutti. Non c'è bisogno di esemplificare molto, perché la vita di ogni giorno ci fa fare esperienza di tutto questo. Invece ascoltiamo gli angeli, perché insieme a Satana e alle bestie feroci Gesù ha anche gli angeli che lo servono. Non sono soltanto gli angeli che scendono dal cielo, sono tutte quelle persone che nelle più svariate situazioni diventano per noi annunciatrici di salvezza, mediatrici della salvezza di Dio, tutte quelle persone che ci aiutano a compiere la volontà del Signore e a rimanere fedeli al progetto che Gesù ha pensato per ciascuno di noi. Chi sono stati gli angeli per Gesù? Certamente i suoi genitori, Maria e Giuseppe, i primi che gli hanno insegnato ad ascoltare Dio e la sua parola, i primi che gli hanno insegnato a compiere sempre ciò che diceva la Torah, ciò che diceva la legge. Ma sono stati angeli i suoi discepoli, sono stati angeli le donne che lo accompagnavano e che lo hanno seguito fin sulla croce, sono stati discepoli tutte le persone che hanno ascoltato il suo Vangelo e hanno accolto con gioia i suoi segni che anticipavano la venuta del regno sulla terra. Anche per noi, specialmente nei momenti di difficoltà, se davvero ci facciamo caso, non mancheranno mai gli angeli. È vero, avremo il tentatore, è vero, avremo le bestie feroci che ci invitano a seguire le strade del mondo, ma avremo gli angeli che ci invitano a seguire le strade di Dio e ci accompagnano su di esse. Anche i numeri ci dicono qualcosa. Se Satana è presente nell'Antico Testamento 33 volte, gli angeli 213 volte. Se Satana è presente nel Nuovo Testamento 38 volte, gli angeli 104 volte. Cioè il bene è più grande del male. La presenza di Dio e di coloro che vogliono fare la volontà di Dio è maggiore rispetto al male, anche se il male a volte sembra più rumoroso e si mette di più in evidenza. Accogliamo il bene degli angeli e cerchiamo di essere anche noi angeli per gli altri, annunciando insieme con Gesù ciò che Lui ha cominciato a dire fin dall'inizio della sua predicazione e che noi abbiamo già ascoltato e commentato nella terza domenica del tempo ordinario, meno di un mese fa. Il tempo è compiuto, non c'è più tempo da perdere, non c'è ancora da aspettare altro, perché il Signore, il regno di Dio, è vicino, è in mezzo a noi. Convertiamoci, cambiamo il nostro modo di pensare, di parlare, di agire, facendo sempre la volontà di Dio e scommettendo nel Vangelo, scommettendo nel progetto che Gesù ci presenta. A questo deve aiutarci la Quaresima, a leggere tutto in chiave di amore, a leggerci come figli di Dio, come fratelli e sorelle con gli altri, a camminare insieme nel deserto della vita dove è presente il Signore con i Suoi angeli che ci accompagnano e ci permetteranno di superare tutte le prove e le difficoltà finché noi possiamo raggiungere la nostra terra promessa, l'incontro definitivo con il Signore nell'eternità, la Pasqua eterna per ciascuno di noi.